Signori, buon pomeriggio a tutti. Ci troviamo nel territorio di Scandriglia, in questa strada che praticamente con meno di 50 metri, poi procedendo sulla sinistra, collega con il centro del paese. Quindi, diciamo un immobile al centro del paese. Come la vedete, questa è una zona tutta completamente residenziale, di tutti bellissimi villini con alle pendici, diciamo, del centro storico. Poi del paese entriamo all'interno di questa proprietà e il prodotto che oggi andiamo a presentare praticamente è questo villino indipendente su un terreno di circa 1000 metri quadrati. Come vedete da questo angolo, tutto perfettamente recintato, un villino diciamo anni 60, ma 70, scusatemi, ma tenuto in maniera veramente perfetta. Qualche lavoro interno, diciamo, di ammodernamento è stato fatto, ma secondo me, diciamo, ecco, rispecchia quella che è la classica, diciamo, la caratteristica principale di questi prodotti, che è il poi un discorso anche storico. Quindi sono fatti tipo allo stile di un casale, diciamo, sì. Allora, questa è tutta la parte antistante, quindi la parte adibita a parcheggio, come la vedete, insomma. Qui poi c'è il cancello automatico. Quindi un terreno, un giardino che gira su tutti i lati. Vediamo, ecco, proseguendo questa parte è stata fatta successivamente, proprio poco tempo fa, per sfruttare poi la parte adibita a parcheggio. Qui c'è il barbecue, lo vedete? E questo poi è tutto l'angolo sul quale, eccolo qui, gira poi l'immobile. Lì c'è una piccola casetta per la rimessa degli attrezzi. Ecco qua, come ripeto, signori, è un villino di circa 160 metri quadrati, ovviamente compreso anche tutta una serie di locali esterni, al centro del paese. Quindi diciamo un immobile indipendente al centro del paese. Qui poi c'è la parte d'ingresso che adesso andiamo a visitare, però vi faccio vedere prima il locale, diciamo tecnico. Forse saranno anche qualcosa di più di 160 metri, poi sicuramente le visite sul posto vi permetteranno di capire la situazione meglio. Ecco, qui c'è la taverna, diciamo, no? Con questa stufa che è stata messa veramente poco tempo fa, che sfrutta tipo il nocciolino, tutta una serie di soluzioni pellets, quindi tutta una serie di cose che ovviamente sono ottime per il riscaldamento. Quindi questa è una parte adibita a taverna. Ritornando sulla parte originaria, noi proseguiamo questo bellissimo vialetto di piante ornamentali e che ci porta poi sull'ingresso del paese, dell'immobile. Eccolo qua. Ora, eccoci giunti all'interno. Qui sulla sinistra possiamo trovare subito la cucina, come la vedete. Eccolo qui. Ok, un po' di cendolina da quest'altra parte. Eccolo qua. Qui c'è tutta la cucina, la vedete anche con la parte dell'angolo cottura. Qui il salone. No, non vi preoccupate, signori, tanto dà anche l'impressione della casa vissuta. E quindi questa poi alla parte, vedete, qui c'è il camino, questa bellissima credenza, vedete il sistema di condizionamento, eccolo qui, e questo poi tutta la parte adibita al salone, che ovviamente da quest'angolo, lo vedete, c'è la possibilità di accedere poi sull'esterno all'altezza di quel fabbricato in legno che abbiamo visto sull'esterno, sì. Ah, ok, quindi quella era proprio l'entrata principale. Però insomma è chiaro che ci sono le possibilità di accedere da due parti, quindi ci sono volendo anche due ingressi. Questa è la prima camera al piano terra. Eccola qui. Poi sulla sinistra entriamo nella zona notte e vediamo il primo bagno, la camera da letto,
piccola, molto ampia. La seconda camera, diciamo, ma queste sono due camere matrimoniali, quindi eccole qui. Sono due camere molto grandi, le vedete da queste anche immagini. Un altro bagno, quindi complessivamente sono quattro camere da letto e tre bagni. Eccolo, anche qui il sistema di condizionamento. E questa è una porta che poi dall'ingresso sulla camera da letto al piano terra, che poi noi abbiamo visto entrando sull'immobile, che ovviamente questo potrebbe essere sfruttata volendo anche come studiolo. Ok, saliamo al piano di sopra attraverso questa bellissima scalinata sulla parte dell'abitazione interna, diciamo, dell'abitazione. E qui troviamo un altro bagno, ovviamente le vedete le rifiniture anni 70, però tenute veramente in perfetto stato di manutenzione. E questa è la camera da letto, la quarta camera da letto, mansardata per modo di dire, perché la parte più bassa credo sia 1,70. Ecco qua. E questo poi è la visuale. Aprendo la finestra, infissi in legno, vedete, persiane anche in legno. Un immobile, come ripeto, indipendente al centro del paese. Io, signori, attraverso queste immagini vi ringrazio e vi do un appuntamento alle visite.